siamo arrivati anche alle tombe monumentali di Pizzone. Anche qui, guardate, una targa che ricorda che questa è zona archeologica. Sovrintendenza per i beni archeologici delle province di Salerno, Avellino e Benevento, Nuceri Alfaterno, necropoli monumentale di età romana. Mi si accappona la pelle. Mi emoziono perché vivo la storia. La vivo però dall'esterno del luogo. E allora mi chiedo, ed è una domanda che rivolgo alla sovrintendente, la dottoressa Casule, ma perché? Perché in questo stato di abbandono? Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere a qualcun altro che si aprano questi siti? A chi dobbiamo chiedere di vivere la nostra storia? E capisco tutti gli iter burocratici, proprietà privata, acquisizione dell'area, rifacimento, ma a me risulta che qui c'è anche un progetto che è stato stilato qualche tempo fa dal comune, con anche il recupero di quel fabbricato che molti anni fa fu costruito a ridosso della necropoli monumentale. E allora perché non sedersi ad un tavolo e vedere di risolvere il problema? Eppure tutti, noi compresi, ci riempiamo la bocca dicendo che questo, cioè l'archeologia, potrebbe essere il volano dell'economia, potrebbe essere il volano dell'occupazione per tanti giovani che purtroppo vanno via da questa terra. E allora li vogliamo riaprire questi siti? Vogliamo risolvere i problemi delle proprietà? Vogliamo acquisirli questi terreni? E se c'è da scavare ancora, vogliamo preparare dei progetti che portino denaro per continuare gli scavi e portare alla luce quella che era la grande Nuceria? Voglio ricordare a me stesso un maestro del giornalismo e perché no anche dell'archeologia, Luigi Necco. Gigi ha amato l'archeologia, l'ha amata al punto tale che in un certo periodo della sua vita si interessava solo di archeologia e diceva sempre che Nuceria era una città importante, era una città forse più importante di Pompei, non senza forse, perché Nuceria era la capitale di una lega di città che si estendevano fino a Positano. E allora lanciamo un appello, sì, lo lanciamo, ma lo lanciamo perché noi in questa terra ci viviamo e vogliamo continuare a viverci, ma vogliamo vedere una terra che è ricca e la ricchezza di questa terra deve dare la possibilità di un futuro roseo a tanti giovani. Ripeto, anche per questo sito il comune, non faccio sviolinate al sindaco Cuofre, non ha bisogno delle mie sviolinate, ma anche su questo sito il sindaco Cuofano, l'assessore Fortunato hanno proposto un progetto che dia la possibilità al comune di gestire i siti. Se questo è benedetto il Signore, ma perché non ci si siede intorno ad un tavolo e si incomincia a discutere? Se questa è una possibilità, ce la vogliamo giocare? Ecco, ieri abbiamo parlato di Pareti Pucciano e del teatro. Oggi parliamo della necropoli monumentale, domani parleremo anche del parco archeologico. E a presto.